New Haven, in campo vince Kvitova. A New Haven, la competizione entra in data odierna nel vivo, perché alcune delle protagoniste più attese sono chiamate a confermare le impressioni della vigilia. 11 incontri a livello di singolare in programma, 5 sul campo centrale, 6 sul grandstand. La Vesnina, fermata al secondo turno a Cincinnati dalla Wozniacki, apre la giornata con la Bogdan. Interessante, a seguire, il confronto tra Mladenovic e Babos, con la transalpina che guida 4-2 la rivalità. Brusco stop nel precedente 1000 per la Mladenovic, superata in 2 dalla Gavrilova. Avvio stentato, 0-6, e vana rincorsa. Eugenie Bouchard, donna copertina, oltre le modeste prestazioni, 6 sconfitte nelle ultime 7 apparizioni, attende la Davis. La Pavliukenkova, porzione sul cemento deficitaria, punta a rinsaldare la striscia vincente con l'Amschale -3-0, mentre Petra Kvitova, travolta dal ciclone Stefensa a Toronto e Cincinnati, nell'ultimo incontro affronta la cinese Zhang, reduce dal titolo ad Astana, torneo minore, e dal KO al via Anhangshan. Sul grandstand, si rinnova la rivalità tra Siniakova e Peng, un successo per parte nel 2017. A Shenzhen, squillo Siniakova, replica Peng a Taipei City. KR. Pliskova, 3 match di qualificazione per conquistare il Main Draw, trova la Gavrilova, la Flipkens, brava a fermare la Rybarikova, scruta la Tsurenko. Strikova, Kasatkina e duello di carattere. Giocatrici solide, si valutano dopo la fermata a Roma, con ritiro della Kasatkina nel corso del secondo parziale. La Mertens, cammino nobile per giungere fin qui -Puig, Krunic e Vikhlyantseva in sede di qualificazione, insegue la seconda W con la Bertens dopo quella di Hobart, quarti della stagione corrente. Battiti di qualità a Cincinnati, affermazione con la Babos, resa con la Sevastova. Deve consolidare il suo ritorno con la Linetti. Stadium Pliskova.